Salve, salve a tutti i miei follower di Bob Gas TV. Oggi sono con Fabiola Favilli. Ciao Fabiola. Ciao. E iniziamo questa piccola collaborazione con Fabiola, che è una guida. Però parlacene te, Fabiola. Io sono una guida turistica e ambientale escursionistica. Sono sempre in giro per la Maremma e non solo. E sono una grande appassionata del nostro territorio. Mi fa piacere collaborare con Bob Gas e quindi questo è il nostro primo incontro a Monte Pescali. E qui siamo in un posto molto particolare. Siamo davanti? Siamo alla chiesa, di fronte alla chiesa di San Niccolò di Monte Pescali, una chiesa che ha avuto una storia veramente travagliata, perché pensate che è ricchissima di affreschi, anzi raccomando la visita, ma per un lungo periodo è stata addirittura senza tetto e c'era un prato dentro. Oh, quindi bello. Il recupero di questi affreschi vale una visita a Monte Pescali. Senti Fabiola, dove ti possiamo contattare? Anzi, lo metteremo in descrizione in sì. questo video e in tutti i nostri prossimi video, però dacci magari un Facebook, quello che hai. Sì, ho una pagina Facebook, Fabiola Favilli, guida turistica in Maremma. E lì ci sono tutti gli eventi che faccio, anche gruppi a raccolta in giro per il nostro straordinario territorio. La prima attestazione della presenza del castello di Monte Pescali si ha nel 1080, quando il conte Ugo degli Aldobrandeschi stipula qui un contratto con il vescovo di Lucca per vendere il castello di Suvereto, e quindi sappiamo che questo è già un castello controllato appunto dai conti aldobrandeschi, che rappresenteranno buona parte della storia di Monte Pescali. E poi appunto Monte Pescali sarà sottomesso a Siena alla metà del 1200 e sarà ufficialmente territorio senese dagli anni 30 del 300. È accertata la presenza templare in queste zone. Del resto era tradizione templare sfruttare le saline, le peschiere. Inoltre in questa zona si era proprio al confine tra un territorio di competenza senese e il territorio di competenza pisana, per cui era perfettamente normale che ci fosse una presenza templare non solo per lo sfruttamento del territorio, ma anche a guardia delle vie di comunicazione. Questo è il Palazzo dei Priori. Notate com'è, c'è ancora continuità abitativa. Guardate che bellissima bifora è qui proprio di fronte a noi. Qui abitavano i quattro priori, si riunivano in realtà i quattro priori che facevano parte del maggiore e minore consiglio, erano deputati appunto al governo del paese. Qua siamo proprio nel cuore, nella parte sommitale del centro abitato, il primo nucleo di Monte Pescali. Sempre nel nucleo principale del paese di Monte Pescali troviamo il Cassero. In realtà è un ex convento benedettino e proprio appunto nel momento della costituzione del libero comune iniziò appunto a essere trasformato in Cassero. Vediamo accanto appunto la torre del Cassero trasformata poi in campanile. Ecco la porta di Monte Pescali, è stata l'unica porta per secoli, e qui accanto possiamo vedere un bastione cinquecentesco, naturalmente ribassato rispetto all'altezza originaria. Vediamo come queste mura comunque continuano, nonostante i secoli, nonostante anche gli assalti che hanno subito, ricordiamo quello importante del 1555, continuano a far parte della vita del paese. Sullo sfondo vediamo la torre di cui abbiamo visto la lapide prima. Questa era una torre costruita appunto nella prima cinta muraria, quella senese, e ospitava il capitano senese, il capitano di giustizia senese. Interessantissima la cinta muraria di Monte Pescali, sia perché si gode di un panorama fantastico da qua, sia perché questa cinta muraria, che fu riedificata dai senesi nel corso del 300, include anche delle torri, dei bastioni. È il caso per esempio della Torre del Guascone, che è adibito ad abitazione privata e che ha una storia importante, prende il nome dall'ultimo capitano che difese strenuamente la Repubblica di Siena dalle truppe fiorentine
nel 1555. Questa lapide è particolarmente interessante perché ci attesta la presenza senese già all'inizio del 1300, cioè dal 1266 ormai Montepescali è attestato, sottomesso a Siena. Tuttavia, ecco qua, c'era la sede, una sede istituzionale importante, e cioè il capitano inviato da Siena. Ecco, possiamo fare anche uno zoom sulla scritta, che è interessantissima. Questo palazzo iconico, con le finestre arancioni che si vedono bene anche passando sulla via Aurelia, è in realtà un palazzo veramente tanto importante per la storia di Montepescali. Vedete questo stemma? È lo stemma del Santa Maria della Scala, si vede raffigurata la Scala, è la massima istituzione di Siena, l'ospedale di Siena, che qui aveva il suo granaio. Ecco perché questa si chiama Grancia, viene appunto dal francese grange, appunto granaio. E quindi questo ci riporta al controllo che Siena ebbe di questi territori, sia per le saline, per lo sfruttamento dei pascoli, ma anche per raccogliere grano per rifornire la Repubblica di Siena. E questo affaccio è veramente straordinario. Intanto abbiamo proprio di fronte l'antica e meravigliosa Vetulonia. Vediamo anche la medievale Buriano. Siamo dietro i poggi di Castiglione della Pescaia. E sotto di noi la zona che era occupata appunto prima dall'acqua e poi dalle varie pescaie. Ecco perché si chiama Monte Pescali, e anche dalle saline naturalmente. La moderna arteria, la moderna via Aurelia, passa proprio da Braccagni, questo piccolissimo centro che prende il nome da Giuseppe Braccagni, che nella seconda metà dell'Ottocento aveva aperto una stazione di servizio, e quindi il toponimo deriva proprio dal nome del personaggio che ci immaginiamo in una Maremma da Far West aveva questa unica stazione di posta lungo la via di comunicazione verso Pisa. Il palazzo Corsi Salviati ci dà un esempio di abitazione nobile del 1200. Ha questa interessantissima facciata in laterizio che è rimasta tale e quale quella che potevamo vedere molti secoli fa. Si tratta di una abitazione di nobili che avevano feudi da queste parti, quindi erano essenzialmente proprietari terrieri, famiglie nobili senesi che avevano investito in questo territorio.